La seduta del 14 maggio. Sul ruolo delle forze dell'ordine. Speciale Salone del Libro. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 14 maggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una modifica della normativa sulla programmazione sociosanitaria e ha iniziato l'esame della proposta di legge di abolizione dei 3 garanti, dei diritti dell'infanzia, dei detenuti e quello degli animali, il cui esame, al termine del dibattito generale, è stato rinviato ad altra seduta. Nel pomeriggio l'Assemblea ha respinto la proposta di legge al Parlamento per l'introduzione di codici identificativi alle divise delle forze dell'ordine e ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di condanna delle violenze contro il cantiere della TAV. In primo piano. Dopo un ampio dibattito, il Consiglio regionale, nella seduta del 14 maggio, respingendo l'articolo 1 con 29 voti contrari della maggioranza, a favore 4 voti del Movimento 5 Stelle, SEL, Federazione della Sinistra e 1 del Gruppo Misto, ha bocciato la proposta di legge al Parlamento presentata dal Movimento 5 Stelle che prevedeva codici identificativi individuali sulle divise degli appartenenti alle forze dell'ordine. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno, primo firmatario il presidente Valerio Cattaneo, di piena solidarietà alle forze di polizia e di condanna degli atti di violenza avvenuti tra il 13 e il 14 maggio contro il cantiere TAV di Chiomonte. Sullo stesso argomento è stato respinto il documento presentato da Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Novità per i servizi sociali gestiti dalle ASL in forma associata. Con 28 sì della maggioranza e 19 non votanti dell'opposizione, il Consiglio regionale ha approvato il 14 maggio la modifica della legge regionale con le norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale. Il provvedimento modifica la normativa riguardante le modalità di esercizio associato dei servizi sociali mediante la delega all'azienda sanitaria locale. Prima della seduta del 14 maggio, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, capigruppo e consiglieri, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione sindacale di lavoratori della Unilogistic di Rivalta, Torino, che rischiano di rimanere senza lavoro. I delegati di Filcams CGL e Fisascat CISL hanno chiesto che la Regione si incarichi di aprire un tavolo di concertazione. In breve. 165 studenti di 59 scuole superiori del Piemonte, vincitori dell'annuale concorso Diventiamo cittadini europei, sono stati premiati nell'aula del Consiglio regionale dal presidente Valerio Cattaneo e dal delegato alla Consulta europea Fabrizio Comba. Erano presenti i professori che hanno ottenuto le conferenze preparatorie. Il premio consiste in un viaggio nelle principali sedi istituzionali dell'Unione Europea. Questo concorso è stato fondamentale per tutti noi perché ci ha aiutato a capire che l'Europa è nella vita quotidiana di tutti noi ed è un futuro imprescindibile. Noi non possiamo fare a meno dell'Europa, assolutamente, e dobbiamo renderci conto di quanto l'Europa entra nella nostra quotidianità, perché noi non la vediamo ma c'è e noi grazie a questo concorso ce ne siamo accorti. Un'occasione meravigliosa per dare ai ragazzi una apertura più grande sul mondo, una cosa che per me dura da 12 anni ed è straordinario perché i ragazzi hanno fatto amicizie, alcuni sono fidanzati, altri sono andati addirittura a lavorare, è una occasione straordinaria che la Regione ci offre, io spero che continui sempre ed è anche molto molto accettata dai ragazzi, dal preside, dalla scuola ed è per me un onore aver partecipato e aver vinto ogni anno. Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e di numerosi sindaci e autorità è stato presentato nella Sala Revasio della provincia del Brebano Cusio-Ossola il libro dedicato ai comuni del VCO. 77 comuni, per lo più di piccole dimensioni, una popolazione di circa 163.000 abitanti, una superficie complessiva di oltre 2.250 km². Il libro sarà inviato alle biblioteche per essere a disposizione dei cittadini. Dal 1 ottobre 2012, per effetto dell'accordo quadro tra Agicom e conferenze delle regioni e dei consigli regionali, è stata delegata al Corecom Piemonte l'attività relativa all'iscrizione, alla cancellazione e al rilascio delle certificazioni di iscrizione al registro unico denominato ROC. È stata questa la tematica del seminario che si è svolto a Palazzo Lascaris a Torino.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione tedesca guidata dal segretario di Stato per l'economia del Land Renania-Palatinato, Uwe Ueser, e dal presidente del Consiglio, Joachim Mertes. Tra i tanti temi affrontati è emersa la possibilità concreta di una collaborazione tra le imprese italiane e quelle tedesche, con un importante vantaggio per il settore turistico, economico e commerciale di entrambi i territori. Un calendario fitto di incontri, convegni e spettacoli contraddistingue la partecipazione del Consiglio regionale alla 26esima edizione del Salone del Libro di Torino al Lingotto dal 16 al 20 maggio, inaugurato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali Massimo Brei. Il Consiglio regionale è ospitato nello stand del Padiglione 3, denominato Spazio Piemonte, allestito da Consiglio e Giunta regionale, Provincia e Città di Torino. Siamo ancora convintamente presenti come Consiglio regionale Piemonte qui al Salone del Libro, Salone internazionale, sicuramente sarà ancora un grande successo. In uno stand insieme alle altre istituzioni, questo ha un doppio significato, il gioco di squadra delle istituzioni da un lato e anche il risparmio economico in un momento di crisi economica. Ma il nostro stand è uno stand vivo e vegeto, ringrazio quindi anche tutte le donne e gli uomini che saranno presenti in questi quattro giorni con le loro attività, perché vedono la partecipazione di tanti giovani in particolare, quindi dall'attività che facciamo a Palazzo, al sostegno alla storia, all'editoria, ovviamente siamo al Salone del Libro, e anche con qualche chicca ed elemento di novità che vuole rendere lo stand un po' più dinamico, come quello dell'illustrazione della buona cucina come opera d'arte attraverso la storia, nella storia e nel presente. Buon Salone del Libro a tutti! Le donne, il voto e la politica sono al centro della presentazione di due testi, 10 donne, storia delle prime elettrici italiane e Torino 1911, il primo congresso pro suffragio femminile a 50 anni dall'unità, a cura della Consulta delle Lettere del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione. La storia dei movimenti femminili del Novecento è ripercorsa invece dal catalogo della mostra Con forza e intelligenza e dall'uguaglianza alla differenza a cura della Consulta femminile regionale. I giovani e l'uso consapevole dei social network sono trattati nel libro Facebook, Genitori alla riscossa, vademecum per non smarrire i propri figli online, un'iniziativa del Corecom Piemonte. Ai ragazzi è rivolta anche la lezione Fate il nostro gioco, perdere è matematico, sui rischi del gioco d'azzardo, organizzata dall'Osservatorio regionale sull'usura. Il Cile, paese ospite d'onore del Salone, è protagonista negli scritti d'America Australe, bibliografia di Alberto Maria De Agostini, editi dal Museo della Montagna, sulla figura del missionario esploratore salesiano che viaggiò in Patagonia e nella Terra del Fuoco. Si parla poi di scoperte scientifiche del Settecento con il volume di pregio storico e artistico dell'utilité e l'importance des voyages dans son pays, ristampato in copia anastatica dal Consiglio regionale per i tipi dell'artistica editrice. Con il volume Ritorno a Palazzo Lascaris si va alla scoperta della storia dell'arte custodite nell'ex sede del Banco di Sicilia, acquistata di recente dal Consiglio regionale. Per la collana editoriale I Tascabili di Palazzo Lascaris sono infine proposte due nuove uscite. Il primo, le società sportive storiche del Piemonte, per ricordare le persone che hanno dato lustro alla regione in questo campo. E il secondo, Diventiamo cittadini europei, un reportage dei viaggi all'AIA, a Bruxelles e a Berlino, compiuti dagli studenti vincitori del concorso indetto dalla Consulta regionale europea. I 200 anni della nascita di due giganti della musica, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, faranno da sfondo al tradizionale concerto per la Festa della Repubblica organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 20:30 presso l'Auditorium RAI di Torino con un ricco programma di sala che vedrà tra gli altri brani tratti da Il Trovatore, Nabucco, L'Olandese Volante, sotto la guida del direttore Daniele Rustioni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, previo ritiro dell'invito presso gli sportelli dell'auditorium. Continuano ad aumentare le iscrizioni al servizio InfoAtti. Ampio l'interesse anche da parte di enti pubblici e organi di informazione. Un modo veloce per essere informati via mail su provvedimenti legislativi e deliberazioni, interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione.
Per accedere dal sito www.cr.piemonte.it, tendina Leggi e Banche Dati, si clicca su Info Atti del Consiglio e si effettua la registrazione. Come vedi Palazzo Lascaris è il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photosharing, e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto InstaCRP. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP in via Arsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori, che verranno premiate a Palazzo Lascaris.